importante che non vengano poi magari bloccati altri fondi. La Contessa è un nodo importante sulla viabilità che unisce Fano a Roma. Ebbene, su questo nodo si accentra l'attenzione dell'UDC, che ha già fatto una proposta in Parlamento ed ora la rivolge alla Regione. Stefano Poligioni, qual è la vostra proposta? Noi come UDC proponiamo di riprendere un progetto che è nel cassetto in Umbria, che prevede la continuazione della superstrada da Cantiano che va a collegarsi con la Perugia-Ancona. Perché questo? Perché la Contessa ogni anno comunque diventa un problema. Adesso è chiusa, sarà speriamo presto riaperta, ma è un muro per la nostra provincia perché è una strada in continua manutenzione ed è un danno per quello che riguarda l'indotto economico della nostra provincia. Quindi dobbiamo pensare a un'opera migliore, più grande, che migliori diciamo i tratti stradali per raggiungere il centro Italia verso Roma. Il primo atto l'ha fatto il senatore De Poli al governo, intanto con una interrogazione perché venga riaperta la Contessa prima possibile, perché è urgente. Secondo, per lanciare al Ministro per le Infrastrutture questa proposta che è la Fano Roma. La stessa cosa vogliamo fare con la Regione, che sia di supporto al governo. Marcello May, ci può indicare sulla carta l'itinerario di questa nuova strada che dovrebbe collegare il nostro territorio con Roma? Alle mie spalle ho il progetto preliminare del 2008, progetto finanziato dalla Fondazione della Cassa di Risparmio di Perugia. Noi peroriamo appunto la scelta, questa che vediamo nel disegno a livello centrale, perché eliminando le gallerie agevolerebbe il traffico, in particolare dei mezzi pesanti che intasano quel percorso quando sono presenti, e bisogna tenere presente che circa 10 anni fa è stato fatto un monitoraggio per 7 giorni, per 24 ore consecutive, dal quale è emerso che il transito di mezzi, automobili, camion in quel percorso era di 11.000 veicoli al giorno, quindi un tratto veramente importante per collegarci con l'Umbria e da lì direttamente a Roma. Ora c'è una viabilità nuova in Umbria che agevola il transito verso il sud delle Marche, cosa che danneggia fortemente questa provincia. Gli stessi Ugubini che tradizionalmente venivano al mare in queste zone sono portati a dirigersi altrove. Ecco perché noi percorriamo questa cosa, perché poi da lì si raggiunge direttamente Perugia e Roma. Avete calcolato i costi? I costi noi chiaramente non siamo in grado di calcolarli, però è una opera che va messa all'attenzione della politica, perché pensiamo che negli anni questo problema debba essere risolto, altrimenti questa parte nord della provincia resta tagliata fuori.